t'ha data da onore. Benvenuti amici di TV Gargano a Gargano e Downi, alla nuova trasmissione di promozione territoriale turistica che la nostra emittente sta mettendo in campo, cercando di raccontarvi i paesi del Gargano e della Daunia. In questa puntata parleremo di Vieste, il comune del Gargano per eccellenza, che conta più di 2 milioni di presenze durante l'arco di un intero anno. In questa prima parte parleremo delle tradizioni e dei luoghi da poter visitare di Vieste con degli ospiti. Come sempre abbiamo il rappresentante della Proloco del paese, in questo caso il presidente della Proloco di Vieste, l'amico Nicola Ragno. Grazie presidente e benvenuto a Gargano e Daunia. Grazie a voi, grazie per averci fatto partecipare a questa bellissima attività di comunicazione. Gargano Web TV è una delle iniziative sicuramente più interessanti e più valide di questo territorio, quindi vi invitiamo a seguire. Grazie. Poi abbiamo un attore, un poeta e un compositore di Vieste, molto rappresentativo del dialetto. Lui è il maestro Nicola Principale. Grazie e benvenuto a Gargano e Daunia, che ritroveremo dopo nell'intervista come artista. Sono io che ringrazio te, caro Luigi, per la bellissima presentazione. Bene, avremo modo di poter chiacchierare, certo, magari più tardi. Ampiamente. E poi la vedremo dopo, sarà in videocollegamento Terry Abbattista, guida turistica, che insieme a lei in collegamento valuteremo e analizzeremo i luoghi da poter visitare a Vieste. Iniziamo subito con il presidente della Proloco di Vieste, Nicola Ragno, chiedendoti appunto delle delucidazioni, no? Che sono delle considerazioni anche morfologiche del tuo paese. Ecco, Vieste è un paese bagnato dal mare, che è una caratteristica che la rende unica. Beh, Vieste e il Gargano soprattutto è un punto di riferimento in termini di bellezza dell'intera Puglia. La Puglia intera è tutta bella, ma il Gargano sicuramente è una delle zone di grande riferimento. Nel Gargano abbiamo di tutto, al di là del mare, delle spiagge, abbiamo foresta ombra, abbiamo i laghi, abbiamo grandi vigneti, grandi pinete, sono tutti luoghi che comunque esprimono in mille maniere la possibilità di fare una vacanza assolutamente bella. Mentre, Nicola, se ti dico Vieste in Love, cosa ti viene alla mente? Che cos'è? Vieste in Love è una delle più belle manifestazioni di intrattenimento e di promozione che viene fatta all'inizio di settembre di ogni anno, già da qualche anno che è realizzata. C'è una, al di là dei tanti eventi che vengono fatti, simpatici, belli, accattivanti, ma è caratterizzata da una grandissima scalinata che riporta il testo di una delle canzoni dedicate alla città di Vieste e alla storia del Pizzomonno e di Cristalda, di cui l'amico principale sicuramente può darci qualche indicazione. Prego, maestro, ti ha tirato in ballo, qual è l'indicazione su Pizzomonno? Sì, l'indicazione, diciamo che il grande Gazzè ha messo nel 2018, su un testo, Sanremo 2018, sì, sì. Appunto, ha messo su un testo facendo riferimento alla leggenda di, appunto, come diceva Nicola, Cristalda e Pizzomonno. Qual è questa leggenda che viene narrata? Diciamo che Pizzomonno, un bel pescatore, bello muscoloso, bello come il sole, si innamora di questa fanciulla, di questa Cristalda, e c'è questo amore splendido, favoloso, meraviglioso, e diciamo che purtroppo qualcuno si ingelosisce per questo e rapisce la bella Cristalda. Da qui scaturisce il fatto che viene rapita Cristalda, viene portata in fondo al mare, il pianto, lo strazio del buon dell'innamorato Pizzomonno, e non sa come fare e aspetta
e la leggenda vuole che ogni 100 anni questo amore rinasce, c'è questo incontro fra Cristaldo e Pozzo Munno e così l'amore può trionfare. Quindi facendo riferimento a questa leggenda, il buon Max ha tirato fuori questa meravigliosa canzone. Che sicuramente ricorderemo tutti e conosceremo. Torniamo al presidente della Proloco di Vieste, Nicola Ragno, chiedendoti in conclusione questo. Quali sono gli elementi attrattivi a livello turistico che Vieste? Cioè, perché Vieste è così attrattiva per i turisti, gli italiani e anche esteri? Fondamentalmente è per il mare, c'è il turismo balneare che è in assoluto l'elemento fondamentale dell'attrattività. Noi abbiamo circa 20 spiagge di diverse tipologie, una spiaggia di sabbia, una spiaggia di ghiaia, abbiamo insenature, abbiamo grotte, è uno spettacolo costiero di altissimo livello, è sicuramente quello il punto di riferimento, ma come dicevo prima ne abbiamo tanti altri pure importanti da un punto di vista naturalistico che attira molto soprattutto i turisti dal nord Europa, che sono molto attenti alle qualità naturalistiche del territorio, e il Gargano è uno dei territori sicuramente molto vario e molto bello. Bene, grazie al presidente della Proloco Nicola Ragno per essere intervenuto in questa trasmissione. Torniamo al Nicola principale, attore, scrittore, compositore locale di Vieste, un'icona, una presenza, una personalità molto importante per la sua comunità, soprattutto per la sua mission, che è quella di essere uno di quei portatori delle tradizioni, della conoscenza, oltre delle tradizioni del paese, ma anche alla conservazione dei dialetti. Infatti, Nicola, volevo chiederti al volo quali sono le tradizioni più rappresentative di Vieste, se ce le puoi racchiudere in un minuto. Sì, diciamo che le manifestazioni, in primis dobbiamo parlare immediatamente per quanto riguarda la meravigliosa processione a livello, diciamo, come manifestazione a livello cristiano, questa è la processione della protettrice della città di Vieste, Santa Maria di Merino, dove c'è tutta una storia, dove c'è tutta una processione particolare, infatti viene condotta all'immagine la statua per 8 chilometri in campagna nel santuario lungo la strada, lungo il mare. E al ritorno si fa lo stesso tragitto, è da vedere, è uno spettacolo. E questa processione viene fatta il 9 maggio. Dopodiché c'è ancora l'altra processione, quella di San Giorgio, che è quella che apre un po' la stagione balneare. Poi ci sono ancora delle tradizioni che piano piano stanno prendendo piede, per esempio quella della Passione Vivente, diciamo che sono circa una decina d'anni che sta prendendo veramente piede. E a dicembre abbiamo fatto il presepe vivente, proprio dando tutte le varie postazioni proprio sul luogo, a parte il fatto che il centro storico di Vieste è una location meravigliosa, certo, che permette proprio di fare tutto quello che si ha voglia di fare. Quindi diciamo che in un certo senso sono queste le grosse ecco, manifestazioni che più rappresentano la bellezza del luogo. Mi faccio aggiungere, prego. Chiedo scusa, due manifestazioni molto importanti, sempre legate alle tradizioni, sono manifestazioni folcloristiche, la Fanuia di San Giuseppe e la Notte della Tarantella, che viene fatta invece ad agosto. Sono due momenti di cultura popolare molto interessanti, molto sentiti. Bene, e tornando al maestro Nicola Principale, ci hai donato tre volumi, ecco, di una collana di poesie dialettali del Gargano. Diciamo, prima sei molto impegnato per tramandare oltre non solo le tradizioni della tua città, ma anche il dialetto, perché sei uno dei promotori, dei poeti del Gargano, nei dialetti dei paesi, le poesie alle tradizioni in casa, cioè una raccolta di poesie dialettali del Gargano, e tra cui Vieste naturalmente. Come mai è nata l'idea di fare questi volumi e
Qual è una delle motivazioni che ti hanno spinto a poter contribuire insieme ad altri alla realizzazione di questi volumi che racchiudono le poesie dialettali del Gargano? Sì, diciamo che la motivazione principale è non vogliamo che il dialetto si perda. Allora, siccome questi giovani leve piano piano, a furia di parlare in italiano, noi notiamo che si sta perdendo la bellezza del dialetto. Allora, anche se credo di aver capito che è una battaglia anche contro i mulini al vento, perché purtroppo si parla in italiano e si pensava che il dialetto fosse l'idioma della plebe, ma così non è. Mentre l'italiano è l'idioma quello dei patrizi, sa, della borghesia, ma così non è. E allora ci siamo messi insieme parecchi poeti, ognuno collaborando con una poesia dialettale, sperando che vengano lette, sperando che appunto non si perda la bellezza del dialetto, perché poi alla fine, se vogliamo, il dialetto sono le nostre radici. Qualcuno addirittura diceva che il dialetto è il DNA di un popolo. Io sono pienamente convinto che sia così, perché il dialetto è la nostra carta d'identità, sono le nostre radici. Ecco, proprio per questo cerchiamo di evitare che il dialetto possa morire. Assolutamente. E sicuramente anche una delle nostre missioni come televisione è anche quella di molte volte nei nostri programmi ospitare i vari poeti dialettali, perché siamo fermamente convinti dell'importanza del dialetto di tramandare, ecco, di generazione in generazione. Grazie a Nicola Principale, anche a te. Noi ci ritroveremo tra poco con un'intervista. Con piacere. Che ti faremo. Però nel frattempo c'è Terry Battista, una guida turistica e accompagnatrice molto impegnata nel settore del turismo, che la vediamo inquadrata e salutiamo. Ti ringraziamo innanzitutto per essere qui ospite a Gargano e Daunia. Con te volevo chiedere, Terry, che ci stai ascoltando, se ci volevi, ecco, raccontare cosa c'è di bello da vedere a Vieste. Salve a voi tutti e ringrazio per l'invito a questa bellissima trasmissione che parla di Gargano ed in particolare nella puntata odierna di Vieste. Mi si chiede cosa c'è da vedere a Vieste. Mi presento, sono Terry Battista, la titolare di un'attività di organizzazione di eventi e prima ancora un'attività di servizi turistici su Vieste. Sono anche una guida e accompagnatrice turistica con l'estensione linguistica in tedesco e inglese e abilitata dalla Regione Puglia. E quindi nel corso della mia attività ho organizzato e condotto diversi gruppi di visitatori stranieri e italiani nella visita anche della nostra bellissima Vieste. Vieste è una cittadina di circa 14.000 abitanti che si trova sul Gargano, sul mare, nel nord della Puglia, nella provincia di Foggia. E a questo proposito mi ricordo una pubblicità di un po' di tempo fa sulla Puglia che recitava Puglia dove la natura è colore, e questo si addice molto bene alla cittadina di Vieste. Il colore la fa proprio da padrone, il bianco delle sue case e della sua roccia calcarea, l'azzurro del suo mare, il verde della sua vegetazione. Vieste, proprio se per quanto riguarda la vegetazione, la sua flora e la sua fauna, hanno delle specie endemiche. Ricordiamo per esempio le orchidee selvatiche, rappresentano un unicum in Europa. Ovviamente non è solo di Vieste, ma è del territorio della foresta umbra, che ricade anche nel territorio di Vieste, e questo attira molti visitatori in particolari periodi dell'anno, proprio per visionare e osservare i nostri bellissimi esemplari sia di fauna che di flora. La cittadina di Vieste, il centro storico di Vieste, è un centro storico medievale
Quindi è la testimonianza del periodo di Medioevo, è proprio la sua cattedrale che risale quindi al 1100 e del castello medievale, sede della Marina Militare, anche se sono possibili le visite, soprattutto nei periodi estivi, delle visite guidate. La cattedrale di Vieste è dedicata alla Maria Assunta e la protettrice di Vieste, festeggiata l'8, il 9, il 10 di maggio, quindi una delle festività, delle feste patronali più importanti di Vieste è proprio quella della Madonna. Chiamata della Madonna di Merino, perché è lì il luogo dove fu ritrovato la statua lignea della Madonna che è portata in processione durante i festeggiamenti. A tal proposito mi va di ricordare anche gli altri patroni di Vieste, perché Vieste io sempre nei miei tour ai vari visitatori ho sempre detto che Vieste è come una città messicana dove ogni occasione è buona. Buona per fare festa e infatti già lo dimostrano le sue feste patronali, perché oltre alla più importante, appunto quella della Madonna di Merino, abbiamo San Giorgio, l'altro protettore di Vieste, e poi anche quindi Sant'Antonio, quindi San Giorgio ad aprile, Sant'Antonio, la Madonna di Merino a maggio, Sant'Antonio a giugno, poi abbiamo ovviamente il 15 d'agosto, che è la festa, più che una festa patronale, è la festa festeggiata con fuochi d'artificio molto belli, che attirano molti, molti visitatori e molti turisti, e poi abbiamo anche quella diciamo da qualche anno ormai, della Madonna dei Pescatori. E quindi ecco perché ogni occasione è buona sia per fare festa, ma anche per attirare sempre più visitatori nella nostra bellissima cittadina. Un'altra particolarità, altre. Particolarità e chicche da per visitare nel centro, nella cittadina di Vieste, è il borgo ottocentesco, lo borgo Murattiano, e il suo porto turistico è Peschereccio. Il porto turistico è dove partono le navi per le isole Tremiti, soprattutto nel periodo estivo, e le motobarche per la visita delle bellissime grotte marine dislocate lungo la costa, soprattutto lungo la costa sud verso Baia delle Zagare, quindi verso Mattinata. Altra particolarità sono i suoi due lungomari, il lungomare del Pizzomunno, con il faraglione del Pizzomunno, ormai rinomato e conosciuto dappertutto, anche grazie a un paio di anni fa, la canzone che Max Gazzè ha voluto dedicare proprio alla storia di Cristalda e di Pizzomunno. Il faraglione del Pizzomunno è proprio quello che rappresenta la storia di questi due innamorati, appunto Cristalda e Pizzomunno. Infatti il faraglione del Pizzomunno si dice che ogni 100 anni prenda di nuovo le sembianze umane per riamare, cioè Pizzomunno riprende le sue sembianze umane per riamare la sua Cristalda. E io ho sempre detto nei miei tour, ovviamente questi 100 anni quando scadono? Scadono l'anno prossimo, in modo che l'anno prossimo abbiamo sempre visitatori che appunto attendendo la trasformazione diciamo in uomo del Pizzomunno, corrono sempre a visitare la cittadina di Vieste. Altre bellezze da visitare, quindi due lungomare sono quello del Pizzomunno e quello del San Lorenzo, verso nord, quindi verso Peschici, e sono due lungomare che hanno delle spiagge grandissime, molto larghe, molto lunghe, sono tutte attrezzate con lidi e si offrono molto bene ai periodi di vacanza di famiglia anche con bambini piccoli. Altre bellezze da vedere nei dintorni di Vieste ad esempio la necropoli della Salata. Si trova sulla litoranea per Peschici, a 8 km da Vieste, è una necropoli paleocristiana, quindi con
con queste tombe che servivano per il culto sono delle tombe, un presidio cimiteriale, quindi il culto del defunto, è molto, molto bello da visitare. Anche questo, ci sono degli orari e dei contatti telefonici visitabili sempre con delle guide. Io vorrei ancora dilungarmi per raccontare ancora le cose belle che ci sono appese da vedere, ma quello che dico, vi aspettiamo e saremo pronti a guidarvi e farvi visitare, ammirare ed apprezzare le magnifiche bellezze che noi abbiamo su Vieste. Bene, Terry, ecco, è importante sapere, capire, ecco, in che modo è possibile, raggiungere Vieste. Come raggiungere Vieste nella maniera più facile possibile e più veloce possibile? Vieste è molto bella, molte volte io ho sempre detto è bello anche perché le vie che portano a Vieste sono molto belle, molto interessanti. La si può raggiungere sia da nord che da sud. E ovviamente quando per ora poi ci saranno dei lavori che praticamente elimineranno tutte le curve che noi abbiamo per raggiungere Vieste, anche se le strade sono delle strade veramente panoramiche con degli scorci bellissimi sulla costa garganica, una costa veramente fantastica dove c'è il connubio tra la roccia, tra il mare e la vegetazione molto ricca, soprattutto nel tratto che va da Vieste verso nord, quindi verso Peschici. Quindi per raggiungere Vieste in auto da nord usciremo a Poggio Imperiale e poi proseguiremo per il Gargano con la superstrada fino a Vico del Gargano e poi di lì prenderemo la direzione Vieste e quindi la statale 89, quindi l'interna che ci porta a Vieste o altrimenti la litoranea che ci porterà sempre a Vieste. Quindi è da decidere se prendere la litoranea che è molto bella e panoramica nel suo percorso. O altrimenti l'interna, anche se entrambe presentano per ora curve. Da sud invece, per chi viene da sud, lasciando l'autostrada a Cerignola Est, e poi si prosegue per Margherita di Savoia e per Manfredonia, che è la porta del Gargano, e poi di lì si prosegue sempre, abbiamo sempre o l'interna o la litoranea, anche se l'interna adesso è più veloce perché sono stati abbattuti diversi chilometri con le gallerie. E quindi si raggiunge molto più facilmente Vieste, altrimenti facendo la litoranea che, come dicevo anche prima, panoramica, è un po' più lunga perché presenta più curve. Per quanto riguarda poi si può raggiungere poi Foggia in treno e poi lì proseguire con gli autobus delle ferrovie del Gargano o della Sita. O le ferrovie del Gargano, anche che sono sempre degli autobus da nord, si possono raggiungere anche, ci sono delle linee Milano, Roma, con dei bus, quindi per raggiungere Vieste, o altrimenti poi una volta arrivati con il treno a Foggia, di lì si possono noleggiare delle auto, oppure ci sono gli autonoleggiatori o dei taxi anche su Vieste. Per quanto riguarda poi, a questo proposito, mi va di dire, io faccio parte anche del comitato Vola Ginolisa perché ci stiamo battendo per poter avere almeno dei voli charter che atterna l'aeroporto di Ginolisa di Foggia e quindi facilitare molto di più la possibilità di raggiungere Vieste in tempi più brevi. E quindi speriamo di farcele, quindi di avere ancora più visitatori e più ospiti che vengono a visitare la nostra bellissima Vieste. Per concludere, Terry, com'è conosciuta Vieste nel mondo?
Vieste nel mondo. Devo dire che, essendo io anche interprete, quindi ho studiato lingue, e ovviamente il Vieste è conosciuto in tutto il mondo da molti, la maggior parte dei nostri visitatori o ospiti di lingua straniera sono i tedeschi. Ormai siamo quasi alla terza, abbiamo quasi superato la terza generazione di ospiti, di turisti tedeschi, ma soprattutto sono di lingua tedesca come anche gli austriaci o della Svizzera tedesca, della Svizzera in generale, dall'Inghilterra, dai paesi più freddi come la Svezia, la Norvegia, ma da un po' di tempo a questa parte anche si è aperto un po' a tutto il mondo, quindi l'America, ma anche la Cina, la Corea. Diciamo che si trovano, anche se non sono diciamo così numerosi come possono essere i turisti di nazionalità tedesca, ma ormai troviamo a Vieste un po' da tutte le parti del mondo. Vieste è conosciuta perché soprattutto le bellezze naturali di Vieste sono uniche. E io, come ho sempre detto, Vieste attira anche perché l'occhio spazia. Anche la nostalgia di Vieste, infatti si dice che c'è anche il mal di Vieste come il mal d'Africa, quindi chi è venuto una volta poi deve ritornarci per forza, almeno anche per poco tempo, ma deve ritornarci. E questo è un piacere immenso, avere tanti visitatori, tanti ospiti che vengono veramente da tutte le parti del mondo, perché Vieste ormai è una meta molto conosciuta, per questo è ai primi posti. Non soltanto diciamo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, per attirare così tanti ospiti, e non soltanto italiani, ma stranieri. Ogni anno Vieste fa circa i 2 milioni di presenze di turisti, e un motivo ci sarà, perché così numerosi vengono a vederci e a visitarci. Quindi noi li aspettiamo sempre più numerosi, siamo pronti ad accogliervi come abbiamo sempre fatto, diciamo con le braccia aperte, per farvi ammirare, apprezzare tutto quello che di più bello e di bello che ci deve essere. Eccoci alla terza parte della nostra trasmissione Gargano e Daunia, in cui intervistiamo l'artista locale. In questo caso ritroviamo l'amico Nicola Principale, poeta, scrittore e attore locale di Vieste. Grazie e di nuovo benvenuto a Gargano e Daunia. Grazie, grazie a te Luigi per avermi invitato, è sempre un piacere, vengo sempre con piacere. Grazie. Piacere e soprattutto il nostro. Nicola, questa è una chiacchierata in cui cerchiamo di capire, ecco, delle informazioni anche personali che ti muovono, ecco, sono dentro di te, che ti muovono nella tua, ecco, veste artistica, ecco. Da dove nasce la passione di scrivere il dialetto locale? Sì, bella sta domanda, mi piace. Ecco, vorrei fare una premessa. Diciamo che parliamo di dialetto e o di vernacolo. Qual è la differenza fra dialetto e vernacolo? Non c'è una così grande differenza. La differenza è che mentre il vernacolo viene parlato in una zona geografica più limitata, diciamo che il dialetto viene parlato in una zona più estesa. Un esempio. Parlando a Vieste, in dialetto viestano, ecco, siccome si parla soltanto a Vieste, si parla di vernacolo. Se vogliamo parlare della Puglia in genere, parliamo di dialetto. Detto questo, da dove mi viene il fatto di scrivere, perché lo scrivere in dialetto? Io ho sempre pensato, caro Luigi, che il dialetto o il vernacolo che sia, sono le nostre radici, sono le nostre fondamenta.
sono un po' la nostra carta d'identità. Tu ascolti fin da bambino la tua mamma che ti imbocca, ti canta la ninna nanna dialettale, oppure il papà che ti rimprovera in dialetto, oppure senti i racconti che ti fanno i nonni. E quindi man mano che cresci, questa musicalità, questo idioma che ti entra dentro e lo fai tuo, è tuo, perché fa parte di te, fa parte della tua vita. Ora, io, come qualcuno diceva, che addirittura il dialetto è il DNA di un popolo, ed è vero, è la verità, perché tu dentro ti porti tutte le tradizioni della tua terra, delle tue radici. Fanno parte poi della tua vita. Bravissimo, fanno parte della tua cultura, della tua identità. E da qui mi è sempre piaciuto, ho sempre sperato che questo dialetto, questo modo di parlare non muoia, perché e poi infatti, alla fine... Dicevamo prima, hai anche partecipato alla stesura di questo... di questa collana di libri a livello garganico, sì, che racchiudono tutte, sì, le poesie dialettali con i vari poeti del Gargano. Ma infatti, Luigi, siccome abbiamo visto che piano piano questo dialetto sta morendo, abbiamo fatto ci siamo riuniti e abbiamo creato il gruppo Poeti del Gargano. E infatti ci chiamano in tante scuole. Io, grazie ai Poeti del Gargano, ho conosciuto tanti paesi che io nemmeno sapevo l'esistenza. Paesi di 1000 abitanti, di 800 abitanti, ci chiamano per andare a parlare. Perché? Certo. Perché parlare e scrivere dialetto. In dialetto? Far conoscere il dialetto, perché purtroppo i giovani di oggi non ho capito se parlano un italiano dialettizzato o parlano un dialetto italianizzato. Esatto, perché poi il dialetto appunto, ecco, appunto, come dici tu, è in emergenza. Ma infatti io ho notato, caro Luigi, che questi giovani non sono più capaci a parlare l'italiano. Certo. Se tu dici alcuni termini che ormai sono in disuso, non sanno nemmeno il significato. Ma idem con patate, con termini dialettali, proprio puri dialettali. Ecco perché la bellezza, certo, determinate espressioni che magari in italiano non dicono niente, in dialetto hanno un loro significato. Allora si cerca di evitare che muoia questo dialetto, ma ho paura che veramente la nostra sia una battaglia persa in partenza. Chi purtroppo lo sa, come si dice, chi la dura la vince. Nicola, quando nasce la passione di scrivere in versi? Allora, diciamo che a me è sempre piaciuto, sin da giovinetto, scrivere in dialetto, perché mi piace scrivere in dialetto, perché ci sono, ripeto, dei modi di dire che in italiano non dicono niente. E allora, anche perché poi in dialetto tu parli di alcuni personaggi del paese, di alcune figure particolari, conosciute nel paese. Caratteristiche. Caratteristiche, bravissimo. Caratteristiche del paese. E quindi diciamo che da sempre continuo a scrivere in vernacolo, in dialetto, come meglio vogliamo dire, non disdegnando le poesie in italiano, chiaramente. Assolutamente. E poi l'italiano nasce dal dialetto, dal fiorentino, appunto, Dante, Alighieri. Quindi. Appunto, appunto. Beh, se vogliamo dire, d'altro canto, il dialetto... l'Italia è il paese dei comuni, abbiamo più di 8.000 dialetti, più di 8.000 comuni, appunto. Se tu pensi, per esempio, basta dire Gilberto Govi. Chi è Gilberto Govi? Grande teatrante del dialetto genovese. Carlo Goldoni nel veneziano. Oppure vogliamo rifarci alle poesie, ai sonetti di Trilussa, del Belli romano. E poi vogliamo parlare del dialetto napoletano. Cioè, se tu pensi che la canzone italiana più famosa nel mondo è la canzone napoletana... Partenopea, no? Napoletana. Partenopea, quindi vogliamo dire... Cioè, voglio dire, l'Italia è il paese dei dialetti, è il paese dei comuni. L'Italia è il paese dei comuni. Perché l'Italia, no? Quindi è il paese dei dialetti, è il paese dei, certo, comuni. E tu su Vieste hai messo proprio il cappello, il vestito a tutto quello che stai dicendo, hai dedicato una poesia alla tua città.
che è Vieste, lu paese mia, non so se l'ho detto in Viesta, anzi dilla tu bene, com'è esattamente il titolo della poesia su Vieste? Ecco, vedi, giusto, il titolo è Vistu paese mia. Viste, lu paese mia, ecco, se ce la vuoi prima raccontare e poi leggere in diretta, recitare qui alla Gargano e Downey. Allora, vedi la differenza dialettale, no? Ora tu, cercando di dire il titolo, ci hai aggiunto lu paese mia. Per noi sono di San Marco e Lamis. Questa è la differenza. Questa è la abbiamo differenza. Questa impostazione, quindi cambia, no? Tra un paese e l'altro, perfetto. Sicuramente. A distanza di magari 10 chilometri il dialetto cambia. Certo. Il modo di parlare cambia ed è bellissimo. E purtroppo mi dispiace tanto se vedere questo dialetto che piano piano va scemando. Comunque, è il segno dei sono tempi. Sicuro, come dicevamo prima, che chi è costante è nella vita poi riesce anche a ottenere degli obiettivi, quindi sono sicuro che il dialetto, con la vostra presenza, con la generazione, le nostre generazioni attuali, saremo in grado di poter portare avanti nel nostro piccolo anche delle iniziative con il tempo che possano poi mantenere Speriamo. Vivo il dialetto. Ecco, tornando alla poesia, Vieste, lu paese mia, esatto, di cosa parla nello specifico questa poesia? Credo che già il titolo... Allora, già il titolo penso che è tutto dica tutto, no? Il poeta, quando scrive, a volte si rifà ai ricordi, come dicevo poco fa, a volte magari parla di un personaggio particolare. Beh, io in questa poesia ho voluto decantare le bellezze del mio paese, le bellezze di Vieste, e parla proprio di questo, ho immaginato come se il Padre Eterno facesse qualche cosa e alla fine ha fatto Vieste. Bellissima, cioè una considerazione più che terrena, no? Cioè, no, qualcosa che va oltre. Io mi dispiace, ma la devo leggere perché non me la ricordo. Assolutamente. Ne ho scritte tante, quindi non mi Siamo dispiace. Siamo tutti per te, ti ascoltiamo. Troppa grazia, Sant'Antonio. Prego. Allora, Vista, o paese mio, quando Pataterna ha fatto sto paese, sicuramente avrà da pensare, voglio fare una cosa bella, più bella di tutte le cose che gli ha fatto bella. Voglio fare un paradiso in terra, a così chi vede sto paese a pensare. Ma allora il Pataterna ci sta veramente, perché scritto Pataterna ha potuto fare questa meraviglia. Sicuramente avrete pensato, voglio mettere mezzo a sto mare di mille colori, due penisola che trasero dall'acqua chine di sbarruna, cozze e pesce tartura. Qualche montagnola qua e là, addo già sta tutto quello che serve per campare. Ci mette due arve di oliva, qualche portogallo e due sappigna, a così che alta qua tenu olio, uglie e mandarina. Poi ci metto due fichi degne, qualche macchia di rosmarina, due menela, arva di fanciunetta e qualche macchia di chiapparina. Poi vicino ci voglio mettere una bella bosca per tanta arva di faggia e di zappigna, di funghi carrera, di rusola e cardungida, all'essere bella chinichina. Di statia a fare un bel poco d'ombra e per l'arva ombrella a così chi ve ne avena dopo che ha mangiato ci fai pure la pannichella. E poi, visto che mi trova, ci voglio mettere tre salotte attorniate da mare chine di pesce per farci pure un bel ciambotte. Dopo che ha fatto queste belle cose avrà da pensare, e mo un uomo da chi la piace pigliambrista? Aspetta, avrà da sempre pensato, mo quasi, sto bel paese lo chiama Vista. Molto toccante, emozionante, e fa sentire a un certo punto anche il rumore, i profumi e i sapori di Vieste, cioè dà l'idea di una città che
è viva e molto sentita. Io sono convinto di una cosa, Luigi. Noi siamo fortunati e dovremmo ringraziare il Padre Eterno per averci dato la possibilità di vivere non nel paradiso, quello che pensiamo noi, perché noi viviamo già in un paradiso, perché secondo me non c'è posto al mondo dove nel giro di pochi chilometri quadrati abbiamo mare, montagne, foreste, isole, laghi, Padre Pio e Monte Sant'Angelo, patrimonio dell'umanità. Esatto. Cosa vogliamo di più? Assolutamente nulla, e anche per questo che Gargano e Down, questa trasmissione, nasce per poter far apprezzare innanzitutto a chi vive in questi territori, per dire svegliamoci, vediamo dove ci troviamo, e poi per valorizzarla anche agli amici che vengono sui nostri territori come turisti, come ospiti. Io, Nicola, ti ringrazio per la tua immensa disponibilità a essere venuto qui in trasmissione, aver portato tanto di tradizione, tanto di arte, di poesia in questa trasmissione. È un piacere, sono io che ringrazio te. Ma il fatto di poter parlare della nostra terra, del nostro mondo, mi riempie sempre pieno d'orgoglio. Si vede, si vede. Grazie Nicola. Grazie a te. Grazie a te. Assolutamente. E a te. Andiamo avanti. Adesso c'è la parte finale della puntata. C'è Enzo Dota con l'angolo di Enzo Dota, con il quale, ecco, lui continuerà a dire, a sostenere l'importanza di rete e fare sistema. Ok, perfetto. Quanto vale la cultura in un progetto di integrazione territoriale o di marketing territoriale legato ad un brand che è quello di Gargano e Daunia? La cultura probabilmente è la chiave di volta di tutto quello che noi facciamo nei 12 mesi dell'anno. Infatti, Gargano e Daunia, che comprende, lo ricordiamo sempre, i 61 paesi della provincia di Foggia, ha la possibilità di offrire al turista, e non solo al turista, ma anche a colui che abita questo territorio, la conoscenza di chi eravamo un tempo, e quindi di conseguenza una consapevolezza del fatto che bisogna assolutamente guardare indietro per capire come affrontare il futuro. Infatti nel passato tutto ciò che doveva essere detto è stato detto, tutto ciò che doveva essere scritto è stato scritto. I Dauni, un popolo molto antico che ha vissuto su queste terre, ci ha lasciato tanto, tanto, tanto materiale da poter raccontare, e noi dobbiamo necessariamente utilizzare quella cultura per poter trasferire ai nostri turisti un'esperienza culturale, quella famosa, come dire, esperienza che permette attraverso i musei o attraverso tutto ciò che... musei che non sono soltanto in edifici, ma musei a cielo aperto. Quindi significa che noi siamo davvero pieni di cultura, ed è quello che dobbiamo raccontare attraverso un brand che è quello di Gargano e Daunia. Sono venuta da tanta onore.